per una sera d'estate, Angela Luce. Angela Luce. Ah. Evviva il Garugno! Evviva! Evviva! All'ata la carne a me viene a dar luce. O carognone, perché stacci sul tondo che le caccio fa tutto mio settentazio. Io capisco, signore, è una cosa. Quei miei uomini a pries. Immagino, certo. È stu palosso, stu vecchio bomba, sciu! Va a scuola, va! No, scusi, questo non mi è molto chiaro. Sagatriga! Scorda da casa, che ci viene a fare? Io avrei un'idea, veramente io avrei un'idea. Tanto peggio per te. Certo. Te ne asci pa' capire, cate capito, nata a me. Ecco, no, signora, questo sarebbe un problema. Io ne ho molti, grossi, per cui ora che faccio questa cosa ci vorrebbe tanto tempo, sì. Mi scusi, ma, quindi, signora, se non posso temperare. Che cosa hai capito? Io tutto, signora. Hai capito tutto? Certo. Ma allora tu sei il napoletano? No, proprio per niente. Il fatto è che lei è così, così espressiva. La mimica, il volto, i gesti, il cuore. Lei, insomma, lei potrebbe recitare in turcomanno, in circasso, le assicuro, tutti, tutti la capirebbero. Grazie, Litti. Hai detto una cosa veramente molto carina. Ma ci va. È qui Castalà, sino qui. Mi perdoni l'ardire, signora, non vorrei che il cascar l'asino si riferisse a Lippi, qui casca Lippi, perché sarebbe peggio come cosa, non so. Meglio peggio non lo so, guarda Lippi. Quello che so è che qui da noi, purtroppo, quando ti appiccicano un'etichetta, ti bollano, ti marchiano. Ecco, Angela Luce, attrice bravissima napoletana. Angela Luce, efficacissima nei ruoli dialettali, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, no? Sembra splendido. Ma bene un accidente, bene un corno. Ma che bene. Io non rinnego le mie... come dire, estrazioni, la mia città, i miei personaggi veraci napoletani. Però vorrei si sapesse che sono un'attrice in lingua. E tu sai bene che cosa si deve intendere per attrice in lingua, vero? Come sarebbe a dire quel... C'è un riferimento? Signora, sì. No. Insomma... No, non è... il fatto è questo. Volevo sottolineare il fatto che lei, secondo me, e tanti di noi, suoi ammiratori, potrebbe benissimo recitare ruoli tradizionali, dei classici, che so, Pirandello, D'Annunzio. Tra l'altro è tornato di moda anche, sì. Tra l'altro. Sì, sì.